Buonasera, ben ritrovati. Prima di ogni cosa sento la necessità di chiedervi scusa per la mancanza. Ieri sera non ci siamo stati, non certo per colpa mia o per colpa di coloro che portano avanti questa meravigliosa emittente televisiva, ma il candidato a sindaco del comune di San Giorgio Morgeto, non Valeriote ma Carpentieri, ieri sera per un impegno imprevisto mi ha detto non è potuto venire, per cui vi chiediamo scusa, certamente la colpa non è nostra. Continuiamo perciò con questa nostra par condicio. Continuiamo questa sera e iniziamo con un'altra cittadina meravigliosa, Galatro. Galatro conosciuta in modo anche particolare in questo per le terme, tutto quello che c'è e che ruota intorno anche alle terme di Galatro. Ma al di fuori di questo, io questa sera sono particolarmente felice. La prima sera con San Giorgio Morgeto ho detto che ero felice perché io ho nel cuore una parte del mio cuore. È appunto verso San Giorgio Morgeto, una cittadina che io amo moltissimo, ma questa sera sono anche particolarmente felice, ed è così, no? Io dico sempre che non voglio essere né ipocrita, ma dico quello che sento e come lo sento. Questa sera ho qui con me il candidato a sindaco, uno dei due, il candidato a sindaco del comune di Galatro, Nicola Marazzita. Perché Nicola Buonasera. Marazzita, io sono felice che è qui con me. Sono felice perché con Nicola abbiamo trascorso 5 anni meravigliosi a scuola, siamo stati compagni di scuola, mi verrebbe la voglia di chiedergli dove sigillò, dove la manna, dove sono queste persone che noi abbiamo attraversato, l'Umicisi, tutte le persone che in quei 5 anni presso l'ITIS di Polistena veramente abbiamo trascorso dei momenti stupendi. A volte si ha la voglia di crescere, questo è un messaggio che vogliamo dare, di crescere per diventare immediatamente grande, forse noi, caro Nicola, vorremmo ritornare indietro. Visto anche l'affetto che ho nei tuoi confronti, mi viene spontaneo perché ti vedo anche a scuola, non ci siamo mai persi. Cioè perché? Ecco, in Nicola Marazzita è nata questa voglia, cioè in questo momento, io dico sempre, in questo momento difficile in cui i trasferimenti erariali vengono meno, in cui succedono un mare di cose, noi dobbiamo, dice qualcuno, ringraziare, lo dico sempre, chi si candida a sindaco e chi va ad amministrare. Perché, Nicola, questo diciamo, attimo di pazzia nella testa di Nicola Marazzita, perché c'è stato? Ma è semplice, Piero, perché la nostra generazione non ha mai smesso di essere giovane. Noi siamo giovani, siamo rimasti giovani, noi siamo rimasti a quando facevamo proprio la scuola, quando eravamo a scuola, ti ricordi a Sì. Polistena? E noi mentalmente siamo rimasti a quella, diciamo, impostazione culturale, per cui anche alla nostra età sentiamo l'esigenza di dare un contributo alle nostre cittadine, ai nostri paesi. E io per questo, come dire, sono in lizza a Galatro per le elezioni amministrative del 5 giugno, perché con un gruppo di giovani anni fa abbiamo immaginato, abbiamo visto, abbiamo analizzato la situazione del paese, constatando che la realtà di quel nostro piccolo centro che tu conosci bene potrebbe essere ben diversa rispetto a quello che abbiamo immaginato, che la nostra cittadina potesse avere uno sviluppo ben diverso rispetto a quello che non ha avuto di fatto in questi 10 anni di amministrazione, ma in tutto questo periodo, diciamo. E quindi l'esigenza di dare un'alternativa, una scossa, è l'esigenza di dare un contributo alla cittadina perché si possa sviluppare, perché possa, come dire, progredire, perché possa avere una progettualità che non ha avuto in questi anni. E allora ci siamo messi in campo, ci siamo messi in gioco, abbiamo, come dire, prestato la nostra faccia, il nostro impegno, e speriamo il 5 giugno che i cittadini riconoscono quello che noi abbiamo, come dire, dato in termini di impegno, dandoci il contributo, dandoci il voto e consentendoci quindi di poter dimostrare come noi riusciremo a trasformare Galatro, che è una cittadina che sicuramente merita di ben altre ambizioni rispetto a quello che nel passato purtroppo non ha avuto. Anche perché ti puoi dedicare ancora di più, perché tu giustamente, non lo Anche sanno, perché andrai in pensione, sarai libero come grazie sono. per averlo Vabbè, ma anch'io sono in pensione, per cui detto.
assolutamente, per cui ti potrai Sì. dedicare se sarai il sindaco, perché domani sera ci sarà l'altro candidato, io non posso fare par No, condicio, assolutamente sì, ma certamente. non Noi. abbiamo neanche fatto i prandarci del tuo, ma perché era assurdo e diventava veramente, cioè, ridicolo. Sarebbe stato ridicolo darci il lei. Va Esatto. bene. Allora, Galatro Viva, questo è il programma, l'opuscolo che sicuramente sta girando a Galatro continuamente, oltre ai comizi che voi andate a fare con la tua lista, con tutto quanto. Io l'ho visto, ci tengo a precisare ancora una volta che la trasmissione è completamente in diretta, cioè noi ci siamo sentiti con Nicola stamattina, prima sì. Poi stamattina ci siamo sentiti e ci siamo incontrati semplicemente 5 minuti fa qua negli studi di Piana TV, per cui nulla di preparato, ma si dice quello che veramente uno sente col cuore in mano, perché voi parlate ai vostri concittadini, voi sentite vostri sia la cittadina e sia la gente. Guarda, io prima di passare ad alcune domande, vedendo questo programma, ho letto al primo punto, dici, il programma amministrativo, e tu dici due provvedimenti che adotteremo subito. Il primo è abolizione di Equitalia. Eh beh, sì, pare che si rende necessario, non solo a Galatro. Io ritengo che questo provvedimento si renderebbe necessario in tutta Italia. Equitalia andrebbe abolita per mille motivi. Non stiamo qua ora a indicare i motivi per cui Equitalia, non ha modo di essere in Italia come ente di riscossione dei tributi anche comunali. Noi, per quanto riguarda i tributi comunali, immaginiamo che bisogna adottare un sistema che, come ormai si dice, sia dal volto umano, che tenga conto dei bisogni della gente, che non vessi la gente, che non imponga alla gente di pagare nei termini che Equitalia impone e soprattutto con tutti gli aggravi che Equitalia mette alle bollette che conosciamo bene. Allora noi abbiamo detto, dobbiamo venire incontro alla gente perché, guarda Piero, in questo periodo di campagna elettorale abbiamo scoperto veramente quanta gente è in condizione di assoluta necessità, di assoluta, a volte, miseria e povertà, non ho timore a dirlo, e c'è gente che veramente non ha la possibilità di pagarsi le bollette, ma non perché non vuole, non perché, come dire, vuole evadere, ma semplicemente perché non ha i soldi per farlo. E allora una cosa che un comune può fare, dovrebbe fare, è quello di evitare quantomeno di vessare queste persone, di caricare, di sovraccaricarle anche come dire, dall'impegno morale che non possono, a cui non possono assolvere. E allora noi abbiamo immaginato di abolire completamente la riscossione di Equitalia, anche perché ce lo consente una legge dello Stato che è la 166 del settembre 2011. Allora perché non farlo? Cosa faremo noi? In modo molto semplice, adotteremo un sistema di riscossione comunale. Allora il cittadino non sarà sicuramente aggravato di nessun altro, come dire, elemento aggiuntivo: il cittadino pagherà semplicemente il dovuto e noi come comune avremo la possibilità di rateizzare, ora ovviamente regolamentando il tutto, per tutto il massimo tempo possibile. Noi ci confronteremo anche con degli esperti, faremo in modo che ci dicano quanto è la possibilità massima di rateizzazione e dilateremo, diluiremo nel tempo il tributo che il cittadino deve pagare al comune. Questo è per venire incontro alle esigenze del cittadino e per fare in modo che il cittadino possa essere tranquillamente anche sereno, perché ogni volta che arriva quella cartellina verde, a tutti arriva, va bene, e onestamente un po' di tremore, va bene, ce lo abbiamo tutti. Allora faremo in modo che i nostri cittadini possano, almeno per quello che riguarda i tributi del comune, i tributi locali, essere tranquilli che potranno pagarli in tutta serenità, avendo una possibilità di, come dire, diluizione nel tempo massimo possibile. È questo che promettiamo e che faremo subito nell'immediatezza del nostro insediamento, se sempre i cittadini ci daranno il conforto del loro voto. In questa scelta, che indubbiamente è valida, io condivido, ci mancherebbe altro, quando si va incontro ai cittadini è la cosa più importante. Non ci può essere, tra virgolette, diciamo, Il furbo di turno, ecco. esattamente, sì, è una cosa che ci siamo posti come elemento, diciamo, nel momento in cui abbiamo scelto e deciso di fare questo tipo di abolizione. Noi abbiamo detto, beh, ci potrebbe essere il furbo di turno che approfitta della situazione. No, perché tutto verrà regolamentato, cioè
dovranno esserci delle precise condizioni affinché questo possa essere fatto. Il tributo verrà pagato se alla scadenza del tempo che il comune si darà il tributo non sarà saldato, chiaramente scattano quelle che sono, diciamo, le leggi, scattano quelli che sono i meccanismi di recupero del credito che conosciamo bene, e quindi il tributo in quel caso in modo coatto sarà fatto pagare. Purtroppo è così, non possiamo fare altro. Non è che con Equitalia abolita non si pagano le tasse, come qualcuno ha voluto dire in qualche comizio, dice: no, non volete far pagare le tasse alla gente, noi faremo pagare le tasse in un modo diverso. Ecco, questo è il concetto, le tasse saranno pagate in un modo diverso, con più tranquillità, con più serenità, venendo incontro alle esigenze dei cittadini. Questo è il senso. Anche perché, Nicola, è risaputo, io lo dicevo ogni volta che un sindaco va sul palco o presenta qualcosa, una stagione, o presenta degli spettacoli, o cerca di stare vicino alle associazioni, la frase che noi sentiamo spesso e volentieri, e la sentiamo sempre, qual è? I tagli dello Stato, i trasferimenti erariali sono minori, arriva sempre di meno, noi stiamo facendo miracoli, siamo all'avanguardia appunto per questo, e cioè, questo è quello che si dice. Arriveremo al punto, perdonami, questo lo dicevo agli altri, non so se tu lo condividi, in cui i comuni, in particolare, vedi Nicola, anche i comuni piccoli, come Gala, cioè arriveranno a dover vivere, amministrare con i soldi delle entrate così chiamate proprie, delle entrate che vengono proprio dai cittadini, l'acqua, i rifiuti solidi, tutto quello che c'è, saranno la vostra, dovrebbero essere la vostra nostra fonte. Vabbè, ma questo avviene già in parte. Galatro, io sono controcorrente rispetto agli altri comuni, noi non ci lamentiamo, noi abbiamo un bilancio, va bene, che abbiamo dei trasferimenti da parte dello Stato che sono molto importanti, forse, come dire, percentualmente molto più alti rispetto anche ad altri comuni più grandi di noi, questo per tutta una serie di motivi. Poi Galatro ha dei patrimoni propri, dei patrimoni boschivi, a patrimoni importanti. Noi penseremo di incrementare tutto ciò, per esempio, anticipo uno dei punti del programma, che non è un punto, poi è una situazione che si è venuta a creare negli ultimi anni in relazione alla diga sulla Castagnara, alla diga sul Metramo. Sai che noi abbiamo un'importante diga alle spalle, una diga che ricade quasi completamente nel comune di Galatro, va bene? È una diga che noi immaginiamo possa dare tanta, tanta ricchezza al comune stesso, e ti dico come. È in atto da parte della regione Calabria, va bene, la definizione per la costruzione di una grande centrale idroelettrica proprio sui pianori del comune di Galatro, l'abitato, il centro abitato di Galatro. Bene, è stato già stabilito che questa centrale, che impegnerà una cifra come 23 milioni di euro, va bene, che sarà in parte pubblica, trovata, diciamo, dalla regione, in parte con il contributo dei privati, con la diciamo, costruzione di questa centrale, le royalty che il comune avrà, va bene, per, tu sai che ci sono le royalty che vanno ai comuni per il fatto che gli insediamenti di qualsiasi natura creano dei danni ambientali all'interno dei comuni, come compenso ai danni ambientali creati nel comune, queste, diciamo, strutture danno dei contributi ai comuni stessi. Beh, le royalty che il comune incasserà una volta costruita la centrale, che è, diciamo, già progettata dal consorzio di bonifica della piana di Gioia Tauro, della piana di Rosarno, così si chiama. Va bene, allora si aggirano circa intorno ad 1 milione di euro all'anno, quindi il comune di Galatro, oltre ai contributi, ai trasferimenti che ha già, potrebbe avere nel corso dei prossimi anni un supplemento di entrata di 1 milione di euro all'anno, tu capirai che, voglio dire, può gestire tranquillamente bene le proprie attività. E questo che ci fa rabbia è che, pur avendo noi, va bene, la possibilità di creare tanto sviluppo, tanta opportunità di lavoro, purtroppo siamo al palo. Il nostro comune, diciamo, al di là dell'ordinaria amministrazione, ancora non è andato. Ci limitiamo all'ordinario, non abbiamo creato, ideato nulla di straordinario, nulla di progettuale che abbia potuto in questi anni innescare meccanismi economici di sviluppo del territorio e della cittadina. Ti vedo molto carico. Io adesso come prassi ti dovevo fare una domanda, cioè una domanda, o meglio, ti dovevo dare completamente spazio, libertà a parlare completamente per un po' di tempo ai tuoi concittadini che
naturalmente dopo il 5 sapremo quello che sarà e che non sarà. Però prima di questo, siccome tu hai parlato, mi fa piacere, di regione, hai parlato di contributi, stai parlando, hai allargato ampiamente quello che vuoi dire. Come la vedi e cosa pensi? Tu, noi diciamo che la settimana prossima inizieremo, faremo due trasmissioni in 2 settimane, una settimana e l'altra, solo ed esclusivamente sulla città metropolitana, perché non si hanno le idee chiare, perché non si capiscono tante cose, perché non si sa il compito dei sindaci, perché si dice saranno solamente governeranno i sindaci che sono nelle città maggiori, che hanno un numero di abitanti, invece non è così perché verranno eletti dai. Cioè, c'è una confusione enorme che noi vogliamo assolutamente chiarire perché. Ci sono associazioni che vogliono sapere, ci sono commercianti che vogliono sapere, ci sono cittadini che vogliono sapere, tutti quanti vogliono sapere realmente che cos'è la città metropolitana. Ma la vogliono sapere, io dico sempre che sono un socratico, la vogliono sapere come? In modo elementare, in modo semplice, chiaro. Io vorrei capire tu che cosa ne pensi, Nicola, della città metropolitana. È una sfida, è una sfida, è una sfida che la provincia di Reggio, l'ex provincia di Reggio, che poi diventerà città metropolitana, deve saper raccogliere. Peraltro ci sono molti contributi, c'è un fiume di denaro che arriverà, come dire, a finanziare questa città metropolitana. Il problema secondo me si pone per i piccoli centri, per i piccoli comuni come i nostri, Maropa, Ticalato, ma anche Polistena sotto certi aspetti. E allora noi dovremmo essere intelligenti, in grado di fare rete. I piccoli comuni debbono creare una rete, un'associazione nell'associazione, nella città metropolitana e cercare di. È vero quello che tu pensi, e lo penso anch'io. Probabilmente si ridurrà, come dire, ad un'amministrazione che guarderà solo ai grandi centri, abbandonando i centri più periferici. E allora noi dovremo avere l'accortezza di fare rete, di metterci insieme, di creare sinergie tra di noi, di fare l'unione dei comuni. E qua entreremo in un altro campo, l'unione dei comuni, almeno per gli aspetti che possono riguardare l'intero I territorio, servizi. abbandonare i campanili perché questo è i servizi comuni e pensare laddove è possibile. Io immagino, per esempio, lavorando a Polistena, ecco, ora esco un pochettino, andiamo un pochettino a parlare del territorio, immagino per esempio fenomeni di conurbazione tra comuni. Io, per esempio, un comune come Polistena, Cinque Fronde e Melicucco e San Giorgio pure vedrei, no? Una conurbazione in una sola entità Ti comunale. interrompo, ma tu hai seguito questa trasmissione? No, Perché? no, Mai. no, mai. Mi Perché avete guarda che, no, stai parlato. dicendo le cose che dicevo io e che continuo a Mi dire, fa e che dicono piacere. Piero Cullari insiste sulla conurbazione. No, no, Invece io vedo, continua, la conurbazione va, se non la prevediamo noi, ce la imporranno fra qualche anno per legge. Quindi dovremmo essere intelligenti a farlo prima, perché se la facciamo noi è chiaro che la faremo secondo gli schemi che noi vorremmo fare. Se ce la imporranno, poi a quel punto metteranno insieme, perché così succederà. Ormai Perché c'è troppo c'è campanile. troppo campanile, ormai i piccoli comuni purtroppo non possono più reggere e nel tempo non reggeranno più. Allora c'è necessità di associarsi, di mettersi insieme, di fare comuni più grandi, anche perché l'economia più dire, il comune è esteso, più gli abitanti, come dire, più abitanti ci sono e più ha senso, altrimenti un'economia in un comune di 1000 abitanti, 500 abitanti, non vedo che senso possa avere. Attività commerciali non ce ne possono essere, attività di altro tipo, nessun tipo di attività regge se non ci sono gli abitanti, se non c'è la gente, se non ci sono le persone. Per cui la città metropolitana può giocare un ruolo importante. Ma intanto bisogna immaginare e prevedere un piano di viabilità che metta in collegamento, va bene, tutti i centri dell'ex provincia di Reggio Calabria, domani città metropolitana. La viabilità è importante, un piano di mobilità sostenibile. Questo è fondamentale. E poi bisogna fare in modo di valorizzare tutte le peculiarità dell'area metropolitana che si verrà a creare, appunto cercare di creare raggruppamenti, sinergie tra comuni, anche per avere peso specifico maggiore rispetto al comune principe, che è il comune di Reggio Calabria, che rappresenta poi attraverso il presidente anche la città metropolitana, perché il primo presidente sarà il sindaco del comune di Reggio Calabria. Questo in sintesi, penso. Galatro viva, perciò Galatro Galatro viva. viva, Galatro viva, Galatro viva, pensiamo noi già per esempio nel nostro programma, non nel programma, ma abbiamo avviato
come dire così, in modo informale, a incontri con altri sindaci, nella speranza che noi possiamo farlo ufficialmente da qui a qualche giorno, per cominciare ad immaginare determinate cose da poter fare insieme. Io ho in mente proprio nei prossimi giorni, aspetteremo ora chiaramente il 5 giugno per vedere se potremo farlo ufficialmente, ma abbiamo in mente per esempio di avviare un incontro con il sindaco e con l'amministrazione di Giffone, che è un comune a noi molto vicino, per la realizzazione di una strada che da Giffone porti a Galatro attraverso il convento di Sant'Elia, che è uno dei, Eh come no, ma dire, è importantissimo. è uno dei monasteri più importanti del territorio, che abbiamo messo là e anche messo bene, ancora purtroppo. Difficile a raggiungersi, Ancora si purtroppo. mantiene bene, però non abbiamo una strada di collegamento che lo raggiunga. Ma poiché il monastero di Sant'Elia, pur ricadendo nel comune di Galtro, è molto vicino a Giffone, perché noi abbiamo dei territori con Giffone che sono, diciamo, quasi in comune, Credo che no? sia più vicino a Giffone, Molto credo, più molto vicino a più vicino, Giffone. E credo. quindi noi abbiamo la necessità di collegare, va bene, Galtro al monastero, ma di prolungare questo collegamento alla cittadina di Giffone anche per creare una strada, diciamo, di accesso più veloce agli svincoli autostradali che da Giffone possa raggiungere, diciamo, queste località, gli svincoli dell'autostrada e della superstrada attraverso Galatro. Quindi Galatro avrebbe un doppio vantaggio, quello di avere una strada di comunicazione con il monastero, va bene, e anche quella di poter avere poi di essere, come dire, un paese non più chiuso, ma un paese di transito, perché poi da Giffone verrebbe più facile passare attraverso Galatro per raggiungere i centri della piana. E quindi diciamo questa doppia funzione, la funzione di rendere fruibile il monastero, ma la funzione anche di creare economia attraverso una strada di collegamento che da Giffone porti verso diciamo, gli svincoli, gli accessi alle strade, diciamo, autostrada e superstrada. Posso sul monastero dire ancora, ah, Allora, tu puoi dire, allora ti do lo spazio, questa senza che era la è la mia. domanda che io ti dovevo fare. Adesso quella è la tua camera. Quella è la. Rivolgiti È la mia tu, camera. Io mi rivolgo, benissimo. vabbè, agli elettori mi sono già rivolto ieri sera perché abbiamo Ci fatto mancherebbe, ah, un però vedi, comizio. Alcuni passaggi però non li abbiamo potuti fare per questioni di però io ti tempo voglio dire e li questo, facciamo Enrico. Allora, quando si fanno i comizi, tu sai meglio di me, io ho fatto, vengono in piazza chi? Le persone che ti sono vicine. Le persone che non sono vicine non vengono perché non vogliono fare numero. No, anche qua Galatro ha una Ah particolarità, sì? vedi, sì, non vengono proprio sotto il palco, ma ti Stanno garantisco ai che ai comizi Galatro vengono tutte le persone che hanno in punti diversi, chiaramente ma in punti vengono. diversi, ma vengono ad ascoltare tutti i comizi e poi si fanno un'idea. Va È bene. una, vera, è una peculiarità di Galatro. Galatro ai comizi si va in tutti, si va in tanti. Non Va bene. vengono solo quelli della nostra parte, vengono tutti. Quindi ieri Perciò sera mi avrete hanno. avuto anche facilità, credo, avrete Assolutamente sì, anche facilità perché. nel fare le liste, nel fare la lista o non difficoltà. Beh, noi proprio per niente, noi proprio per Ogni tanto niente. vedete che Nicola si gira, perché ha una Tania. delle candidate che naturalmente noi non... Eccola qua, È la perché qua nostra. con noi È Tania Pettinato che è una delle nostre candidate di Eccola qua, punta. È per una cui delle nostre candidate di è qua punta. con noi nello... Per cui non avete avuto Ma difficoltà, assolutamente no, assolutamente. assolutamente no. Ma è una lista, perché io non È sono una giovane, è lista una lista... prevalentemente di giovane, guidata da un anzianotto come me, Va bene. che però, come dire, ha come prerogativa quella di voler proprio puntare sui giovani, va bene, che ci sono in lista, ma di rappresentare tutti i giovani, che purtroppo a Galatro, come in tutti i paesi, come in tutti i nostri centri, cominciano sempre ad essere di meno, perché Purtroppo, purtroppo. sono costretti molto spesso per via del lavoro che manca, per via degli studi che fanno fuori e poi restano, sono costretti ad allontanarsi dai centri. Però la nostra idea principe è quella di, come dire, è ambiziosa come idea, ma quella di quantomeno di non far partire qualche giovane da Galtro. Non dico di avvicinare qualcuno che è già fuori, ma quantomeno di far rimanere qualche giovane a Galtro, Che c'è già. dando una speranza di lavoro, una speranza, diciamo, di vita all'interno del proprio paese. Come diciamo noi, il sindaco tira, però la lista deve tirare, perché altrimenti... Beh, questo è Allora, evidentissimo. Allora, Nicola, dicevamo, i beni culturali. dici quello che vuoi, non guardare più me, io ti ringrazio perché ci vogliamo No, bene. no, no, Parla, ma dici quello possiamo. che I beni veramente... culturali, si Benissimo. parlava del monastero di Sì. Sant'Elia. Noi abbiamo impostato, diciamo, il nostro programma in un modo forse originale. Noi abbiamo previsto, prima di elaborare il programma, una serie di convegni tematici. E
E per ogni punto del programma abbiamo organizzato un convegno con degli esperti, con degli studiosi. Non sono stati convegni passerella, noi abbiamo portato studiosi del settore perché volevamo studiare proprio il fenomeno con gli esperti per poi inserire, vedere se era possibile inserire quella tematica all'interno del nostro programma. E qualcuno ci dice che il programma nostro è un programma faraonico, un programma ambizioso, un programma irrealizzabile. Noi invece diciamo che è un programma ambizioso, sì, ma completamente e totalmente irrealizzabile. Noi abbiamo appunto studiato tutti i punti, abbiamo immaginato tutto ciò che era possibile fare, tutto quello che abbiamo messo nel programma pensiamo di poterlo realizzare veramente. Qualche cosa l'abbiamo già fatta prima ancora di essere, diciamo, amministratori diciamo, legittimati dal voto popolare. Per esempio, per quanto riguarda i beni culturali e paesaggistici, noi abbiamo già aderito come comune e abbiamo invitato il comune, l'amministrazione attuale, di deliberare in merito. Se non l'hanno fatto, lo faremo noi da qui a una settimana. Sulla costituenda Lo faremo noi agenzia, se saremo se legittimati, l'ho detto sarete. prima. Ah, scusa, non Ho detto, avevo. se saremo Sì, legittimati, ho se detto dal sarete. voto popolare, allora Sì. noi faremo questa deliberazione. E aderiremo alla costituenda Agenzia Europea dei Monasteri e all'Osservatorio Permanente sulla salvaguardia dei monasteri nei paesi del Mediterraneo. Questa è una idea che nasce da un'associazione che si chiama Europa 2020, un'associazione a livello europeo, è un'associazione con la quale noi abbiamo preso contatti. Il responsabile calabrese dell'associazione è stato al nostro convegno, ci ha illustrato il progetto fattibilissimo. A cosa punta questo tipo Ecco, di in modo agenzia poi europea? E essere. allora punta ad incentivare il turismo religioso e il recupero delle testimonianze antiche e monumentali. Punta ad una cosa molto ambiziosa, caro Piero, punta alla coesistenza religiosa nel Mediterraneo tra cristiani, musulmani ed ebrei. E punta alla valorizzazione della tradizione bizantina in Calabria e in Europa. È ambizioso, però non è un progetto nostro. Noi aderiremo a questo progetto perché il convento, il monastero di Sant'Elia sarà inserito in un circuito europeo dei monasteri bizantini Bizantini. d'Europa. E pare, vedi Piero, che questo turismo oggi sia molto, come dire, Di moda. non di moda, è molto, è molto Redditizio. richiesto soprattutto dalle popolazioni dell'est, che con lo sviluppo cominciano ad avere qualche soldino e si muovono verso i nostri paesi. E pare che sia molto apprezzata la nostra, come dire, il nostro patrimonio monumentale, il nostro patrimonio di monasteri. Pensa che in Calabria se ne sono censiti forse un centinaio, va bene, di monasteri. Non so se tutti entreranno all'interno di questa agenzia, comunque è importante che si sappia. È importante che si sappia che esiste una struttura europea che, come dire, valorizzerà i monasteri che esistono nel territorio. So che ce n'è uno pure a Polista, anche se meno curato, cioè è rimasto ben poco rispetto, ma è un monastero bizantino. Ora non so in quale zona si trovi, però ho letto da qualche parte che pure Polistena ha questo tipo di monastero. Questo è quello, per esempio, che abbiamo già realizzato. Noi abbiamo immaginato, prima ancora di avere la legittimazione popolare, se ce l'avremo, immaginato qualcosa che comunque verrà fatta, indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni. Noi abbiamo chiesto con forza, per la verità dobbiamo dire che l'amministrazione ha detto sì, lo faremo anche noi, non c'è problema, e quindi una realizzazione completa l'abbiamo già raggiunta. In ogni caso, comunque vada, di cosa parlare? Noi abbiamo un territorio montano molto importante. Galatro ha un comune molto esteso, è un comune che si snoda è tra i comuni forse più estesi della provincia di Reggio Calabria, so se è il terzo o il quarto, va bene? Ed ha un patrimonio boschivo, ti dicevo prima, molto importante. Ha un territorio montano sull'altopiano, si chiamano i piani dell'Aghilina o dell'Aghilina, ora non so bene, ma dell'Aghilina suppongo, che fanno parte del comune di Galatro. E sono dei territori importanti per quanto riguarda Galatro, perché hanno rappresentato sempre, come dire, il motore pulsante, il centro pulsante dell'agricoltura del comune. Là sopra, anche adesso, c'è un'agricoltura che una volta era molto sviluppata, un'agricoltura dedita completamente alla, come dire, produzione del grano, del gran turco, va bene.
sostanzialmente a questo, ma anche allevamenti di importanza. Oggi purtroppo sono totalmente scomparsi sia, diciamo, le produzioni agricole e sia gli allevamenti perché non più redditizi, perché non più remunerative, perché i giovani se ne sono comunque andati. Noi abbiamo posto molta attenzione al territorio montano e abbiamo immaginato, anche qua facendo un incontro di studio con degli esperti della regione Calabria, che sono venuti sul territorio, abbiamo fatto un incontro proprio sulla zona montana, e hanno, visto il territorio, hanno immaginato come poterlo sviluppare. Tra, le persone che sono venute a darci conforto sulla possibilità di sviluppo del nostro territorio montano, c'era uno degli estensori materiali del PSR Calabria, del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Calabria. Quindi ha potuto dare proprio i riferimenti che lui stesso aveva scritto nel piano ai cittadini che si sono, come dire, riuniti per insieme pensare lo sviluppo possibile di questo tipo di territorio. Ebbene, guarda, è emersa una cosa molto, molto importante, che praticamente la nostra zona potrebbe, come dire, avere un'agricoltura che noi abbiamo definito di tipo multifunzionale e che si potrebbe basarsi sulle antiche colture e piante officinali. Guarda che come dire, questo settore è un settore, diciamo, in espansione, molto richiesto in tutta Italia. Pensa che si stima che oltre il 75% del fabbisogno di essenze da piante officinali viene importato dall'estero. Ora, perché non, come dire, produrlo in loco? Perché non contribuire a questo tipo di produzione, che è una produzione di nicchia, è una produzione che sicuramente in espansione, è una produzione che sicuramente potrebbe dare un incentivo notevole ai nostri territori agricoli. Poi pensiamo anche ad una riqualificazione dei locali comunali che abbiamo in montagna. Noi abbiamo una scuola abbandonata e immaginando con i nostri amici della lista, con i nostri amici dell'associazione Galatruviva, di poterla destinare al recupero dei ragazzi diversabili, di poterla affidare a qualche centro bene, che cura questo tipo di patologie, che ha, come dire, a cuore questo tipo di problematica, ad associazioni importanti. Perché si presta molto bene, per esempio, a quei trattamenti alternativi che servono all'ippoterapia, per esempio, a trattamenti alternativi che servono per la cura di queste persone, di questi ragazzi purtroppo svantaggiati. Allora noi immaginiamo di poter donare questo bene a qualche associazione, ancora non sappiamo quale, che si occupi di questo tipo di problematiche. E poi abbiamo anche dei vecchi percorsi vita. Abbiamo una betaia eccezionale all'interno della quale c'era un percorso vita. Purtroppo è stato distrutto negli ultimi anni, in questi anni. Noi pensiamo di riproporlo come riproporremo i vecchi sentieri, quelli che da Galtro portavano attraverso i boschi, attraverso le terme di Galtro e portavano verso la nostra montagna, i nostri altipiani. Ecco, queste, diciamo, sono le nostre ambizioni, ma sono ambizioni realizzabili, non sono ambizioni, diciamo, non sono chimere, sono tutte cose tranquillamente, che si possono realizzare. Che dirti di più? Io potrei parlare per un'ora del mio programma perché, come dire, l'abbiamo elaborato, l'abbiamo fatto. Una delle cose che volevo dire è che noi abbiamo immaginato una cosa diversa, una cosa nuova. Come tutti i paesi del meridione, come tutti i paesi anche della nostra zona, del territorio, noi abbiamo molti emigrati all'estero. Emigrati che sono fisicamente all'estero, ma che hanno lasciato il cuore nei propri paesi. E allora vogliono un contatto continuo col proprio paese. Molto spesso lo immaginano diverso, lo immaginano in un modo anche idilliaco. Io pure sono stato 10 anni fuori Galatro, a Milano, quindi emigrato anch'io, e ricordo come immaginavo il mio paese. La mia prima preoccupazione era la sera di domenica telefonare a casa per sapere il risultato del Galatro, cosa avesse fatto il Galatro, che era in seconda categoria. Io non andavo a dormire se non conoscevo il risultato della mia squadra di calcio, del Galatro, non della Juventus, dell'Inter o del Milan, ma del Galatro, immagina, in seconda categoria. E allora ti dico, io immagino, so come i nostri emigrati all'estero, va bene, sono attaccati ai propri paesi. Bene, noi abbiamo immaginato di creare una consulta degli emigrati galatresi nel mondo. È una consulta che avrà piena autonomia, che si riunirà 2 o 3 volte
nell'arco, diciamo, dell'anno e si ruinerà in vari paesi del mondo laddove ci sono concentrazioni di emigrati calabresi. La Consulta nasce in Svizzera perché là a Winterthur abbiamo come dire, il gruppo più numeroso di emigrati calabresi. Abbiamo circa 600-700 emigrati in una città di 200.000, di neanche 100.000 abitanti forse. Ci sono 500-600 calabresi. C'è una comunità molto corposa e là abbiamo pensato di creare il primo nucleo di questa consulta con un candidato emigrato in Svizzera. Noi abbiamo un candidato emigrato in Svizzera, un candidato che è nella nostra lista, che rappresenta gli emigrati calabresi fuori dal territorio comunale. Questa è una delle cose che secondo me caratterizza in modo originale il nostro programma. Dice, ma sta consulta che fa? La consulta, perché queste persone sono tutte emigrate all'estero, ma hanno affetti, ma anche beni nei propri paesi. Hanno le seconde case, hanno le case che si sono costruite con anni di sudore, hanno le case che si sono costruite con tanta, come dire, con tanta dedizione, nella speranza recondita di poter ritornare, perché l'idea di farsi una casa e di spendere tantissimi soldi nasconde intimamente, come dire, il pensiero: io ci ritornerò un giorno a Galatro, perché io ho la mia casa, il mio bene. La casa è il nido dell'uomo, per cui avere una casa significa mentalmente essere dentro quella comunità, dentro quel paese, dentro quel territorio. Ebbene, noi abbiamo immaginato appunto che le esigenze di queste persone, che sono esigenze anche di tasse che debbono pagare, di, come dire, problematiche sociali, di problematiche all'interno del comune, possano essere loro stessi a proporle al comune, a risolverle e come dire, a gestirle, e a gestirle attraverso appunto questa forma di partecipazione diretta che tu mi insegni sono le consulte. Noi ripristineremo le consulte, non faremo solo questa degli emigrati, ma faremo anche quella dei giovani, faremo anche quella degli artigiani, anche quella degli imprenditori, perché vogliamo che ogni diciamo, nucleo rappresentativo del territorio abbia un'auto, come dire, gestione della propria posizione all'interno del territorio stesso. E quindi pensiamo di ripristinare queste consulte. Dice, ma come faremo con i consigli comunali? Mi si diceva, il consigliere che è all'estero poi che fa? Vabbè, intanto noi con i mezzi che conosciamo ora fare un collegamento con Winterthur non ci vuole proprio nulla. E poi prendere un aereo e venire ogni tanto per i consigli non succede nulla, ma il lavoro più grosso del nostro candidato sarà quello in loco, proprio a Winterthur, laddove c'è la comunità e dove lui all'interno della consulta, va bene, potrà direttamente insieme agli emigrati galatresi gestire le problematiche relative agli emigrati fuori Galatro. Questi mi piace moltissimo questa tua carica, questo modo di esporti, di avvicinarti, no? C'è in te, come in tutti, ma io noto questo trascinare, Questo trasporto. questo trasporto, no? Il fatto stesso, io dico sempre. Noi calabresi, noi il fatto di quando sentiamo qualcosa gesticoliamo, perché? Perché abbiamo la necessità di darci forza con i movimenti delle mani, del volto, degli occhi. Vogliamo essere incisivi il più possibile, perché è inutile dirlo, noi amiamo i nostri paesi. Vabbè, sì, Noi certamente. sentiamo nostra quello che ci circonda e lo vogliamo sempre. Ecco perché questa trasmissione non vuole essere una trasmissione carica di tecnicismi, vuole essere una trasmissione come la stiamo facendo, la stiamo portando avanti. Noi tentiamo di far conoscere la nostra piana, tentiamo, come stai facendo anche tu questa sera, come hanno fatto con San Gio, come hanno fatto con Melu, conoscere le nostre cittadine. Qualcuno usa un termine più bello per me, perdonatemi, i nostri paesi. Che bello sentire i nostri Paese, paesi, no? certo. Io ho questo, forse sono un pochettino sdolcinato, forse appaio un pochettino melanconico in certi momenti, ma io lo dico tanto, non mi costa nulla e nessuno mi può privare di questo, anche perché sento di dirlo. Però tu in questa tua, cioè, questo tuo parlare hai dimenticato qualcosa, secondo me. Non è che il fiore all'occhiello, io non lo so.
Io l'altra sera parlavamo di San Giorgio Morgeto, del castello, si parlava di un mare di cose, no? Di questo io definivo San Giorgio una piccola perla e ne sono ancora convinto. Tu di Galato, Insieme a Galato. insieme a Galatro, se ci manca, ti dico una piccola perla. Sì. Io adesso vorrei che tu approfondissi ancora di più, se è possibile, delle Eh terme. beh, sicuramente, le terme sono, diciamo, come dire, il perno centrale su cui dovrà Perché ruotare vedi, io voglio l'economia di fare, Galato. perdonami Nicola, io voglio apparire come un cittadino che non sa nulla delle terme di Galatro. Va bene? Tu mi devi far capire. Io non so niente, non ho l'idea. Per favore. Allora, le terme rappresentano per Galatro, rappresenteranno sicuramente, sempre se i cittadini ci accorderanno la loro È fiducia bene sempre il 5 giugno, ricordarlo. rappresenteranno per Galatro, come dire, il perno su cui secondo noi si deve sviluppare il paese. Le terme oggi sono gestite da un privato per effetto di una convenzione stipulata 15 anni fa. Questa convenzione verrà a scadenza il 31 dicembre del 2016. Quindi, come vedete, io appena, se i cittadini ci accorderanno la fiducia, al 31 dicembre del 2016 noi ci troveremo a dover gestire questo tipo di problematica, perché dobbiamo riaffilare, trovare il modo come gestire questa nostra perla, queste nostre terme. Beh, noi abbiamo le idee chiare, noi abbiamo immaginato e diciamo con forza che le terme debbono ritornare, cari cittadini, cari concittadini, nella piena disponibilità del comune. Le terme saranno gestite direttamente dal comune. Per noi l'esperienza privata è finita. Noi vogliamo che le terme vengano gestite direttamente dal comune. Pensiamo ad una gestione totalmente pubblica. Io non sono contro il pubblico. Tempo fa si diceva il privato è bello, il privato è bello, tutto veniva privatizzato, esternalizzato, tutti i servizi affidati all'esterno. Io invece penso che il pubblico, se gestito bene, è la forma migliore, dà la maggiore garanzia di legalità, di serietà e anche di economia se uno sa gestirlo nei modi giusti. Per cui noi pensiamo di gestire autonomamente come comune le terme per i prossimi non so quanti anni, per sempre. Attraverso quale forma? Bene, i nostri competitori, diciamo, i nostri amici dell'altra lista, su questa cosa nell'arco dell'ultimo anno hanno un pochettino immaginato diverse soluzioni. L'ultima, in ordine di tempo, è quella della fondazione di partecipazione. Onestamente noi siamo molto perplessi sulla fondazione che gestisce le terme, ti dico perché. Perché la fondazione di partecipazione, tu sai che io insieme a tanti altri ne ho costituito una a Polistena, è il famoso ITS che tu conosci bene, è proprio una fondazione di partecipazione, intanto è un ente di diritto privato, un ente non profit, è un ente senza scopo di Di lucro. lucro, per cui far gestire le terme da un ente senza scopo di lucro, va bene, gestire quindi un'azienda che invece ha come sua essenza lo scopo di lucro, perché un'azienda deve fare profitti. Quindi un ente no profit che gestisce un'azienda che deve fare profitti, secondo noi è un controsenso e creerebbe molti problemi. Intanto perché è un ente privato e i privati possono entrare nella fondazione. E quindi noi, come dire, abbiamo non vogliamo dirlo, però potrebbe anche verificarsi il caso che sì, pensiamo ad una gestione comunale pubblica, ma attraverso una forma, come dire, non corretta, rischiamo di fare in modo che altri privati si approprino poi delle terme che ci creino altri problemi. Allora vogliamo completamente immaginare una soluzione pubblica. Io per esempio mi spingo a dire questa sera, anche perché lo abbiamo discusso all'interno della nostra associazione, che è una delle forme possibili, ma ce ne sono diverse. L'importante è che siano forme totalmente di gestione pubblica e per esempio un SPA a totale capitale pubblico.
Io immagino il comune che abbia la maggioranza del capitale, 70%-80%, e poi la nascente città metropolitana che sia dentro con il resto della capitale. E quindi la città metropolitana che entra direttamente a appropriarsi delle terme di un territorio metropolitano, perché le terme di Gatro non sono di Gatro, sono della città metropolitana. E allora perché lasciare fuori la città metropolitana e non inserirla all'interno del contesto terme? Con una partecipazione che non deve essere maggioritaria, perché deve essere sempre il comune ad avere la maggioranza, in questo modo i privati sono totalmente fuori e noi gestiremo le terme come area metropolitana e quindi come città metropolitana. Le terme di Galatro saranno le terme della città, della nascente città metropolitana di Reggio Calabria. Ecco quello che immaginiamo noi. L'ho spiegato, Sì, ti ho convinto? mi hai Ti ho convinto, mi fa convinto. piacere il continuo ricorso che tu fai e che altri hanno fatto e che io farò sempre. Io faccio sempre riferimento a due capisaldi in questo momento, che sono, tu l'hai detto, io l'ho detto in altri momenti, la conurbazione. E parlo della città metropolitana che non deve assolutamente avere un colore politico, perché a quel punto siamo rovinati. Cioè, se un sindaco di una città X, non voglio fare riferimento, dice io agevolo quel paese perché è vicino politicamente al mio, allora penso Vabbè, che siamo alla frutta. siamo alla frutta, siamo alla frutta, Siamo alla credo, frutta, no? certo. Ma non possiamo, Nicola, escludere a priori una cosa, È un purtroppo rischio che si potrebbe correre. è un rischio assolutamente. Comunque ritorniamo nel dolce perché altrimenti poi entriamo. Ci sarà l'occasione, ti dico, la prossima settimana di parlare con un grandissimo esperto della città metropolitana e poi l'altra settimana ancora parleremo della città metropolitana e sicuramente faremo capire a tutti in modo semplice e chiaro che cos'è la città metropolitana. Io ti voglio adesso fare un'altra domanda. Prego. Io non sono, dico, non è così, però dico, è così. Non sono mai venuto a Galatro. Non conosco Galatro. Se la gente vorrà, tu sarai il sindaco. Come andranno? Lo vedremo notte del 5, che porta al 6. Perché Piero Cullari dovrebbe venire a Galatro? Intanto perché Galatro è un paese meraviglioso, è un paese stupendo. Galatro è un paese che ha dei paesaggi unici. Galatro è un paese, è il paese dell'acqua. Galatro è il paese dell'acqua. C'era un nostro amico comune che mi diceva sempre quando andavamo a scuola, dice che si dice nella piccola Venezia? Perché Galatro è attraversata dai fiumi e poi all'interno del paese c'erano questi ruscelletti che lo attraversavano. Che erano dei ruscelletti che andavano a servire gli orti delle case e passavano proprio tra le case questi ruscelletti, va bene? Ed era meraviglioso. Oggi purtroppo li abbiamo coperti perché, per motivi di Sì, è sicurezza, naturale. e allora è un po' si è persa questa parte. Galatro è bello, è un bel paese, è un paese eccezionale, è un paese peraltro che ha una società molto bella. Siamo molto accoglienti i calabresi. A volte litighiamo tra di noi, perché tra di noi, però quando arriva il forestiero riusciamo come dire, ad eliminare ogni contrasto ed a essere cortesi con chi ci viene a trovare. Noi speriamo tra qualche tempo di potervi accogliere nell'albergo diffuso di Galatro, che è il quartiere Montebello, perché fa parte dei nostri programmi. Noi pensiamo di realizzare nel quartiere Montebello di Galatro, che è quello poi che è rappresentato, diciamo, nel nostro simbolo. Se tu lo vedi, il nostro simbolo, se lo mettiamo fuori di camera, perfetto, questo simbolo è il quartiere Montebello di Calatro, quartiere che noi vorremmo trasformare in un albergo diffuso. Anche qua abbiamo un'ambizione molto grossa, ma ce la faremo, perché vedete, il POR 2014-2020 ci dà una grande opportunità. La Regione Calabria, ma non solo, anche i comuni, gli enti, devono essere bravi, intelligenti ad intercettare tutte le disponibilità economiche che l'Europa ci mette a disposizione, e sono tanti. Noi abbiamo la possibilità nei prossimi anni di fare progetti direttamente con Bruxelles.
passando, diciamo, bypassando la Regione Calabria, è quello che pensiamo di fare col Paese Albergo. Non ti nascondo, Piero, che abbiamo già qualche contatto avviato per poter fare in modo che questo sogno, che poi non è tanto un sogno, diventi una realtà e che tu possa venire a Gato per passare un fine settimana in un alberghetto del Borgo Montebello di Galatro, che sarà ristrutturato in modo che tu possa fruire al meglio del panorama e di tutto ciò che Galatro ti può offrire in termini di, come dire, di ristoro e di E tranquillità. vediamo di trovare anche Sigillò e Lamanna. Non so Assolutamente se te sì. ne sei accorto, ma Sì, ci hanno indicato 5 minuti fa che cioè sono mancavano risolti. 5 minuti, ma te li sei, come si suol dire, però ti concedo come lo concedo a tutti altri. Perdonatemi, ma sì, la diretta, però ogni tanto io ho necessità anche di fare dire quello che uno vuole dire. La cosa per me è più importante. Mi scuserà anche il regista, per cui voi siete. Perciò, mentre domani sera con il sindaco che noi avremo, quell'altro candidato al sindaco, è una continuità, perché mi sa che sono 10 anni che Sì, sindaco, è già 10 anni, 10 anni che 10 anni. sono. Voi siete una lista È alternativa. alternativa. Siamo alternativi come programmi, perché abbiamo un programma veramente alternativo. Loro, onestamente, voglio dire, hanno un programma che si chiama un programma di continuità, ma che avrai modo di vedere, è un programma di ordinaria amministrazione. Non c'è nulla, diciamo, non c'è la progettualità, non c'è una visione. Capisci? Noi invece abbiamo puntato proprio su un programma rivoluzionario, su un programma che possa veramente incidere nel tessuto economico del paese di Calatro. Ecco come ti piace a te, del paese di Calatro. Bene, L'appello, fai l'appello ai l'appello ai cittadini, fallo cittadini, finale, l'appello ai veramente, prima che cittadini chiuda io pure. è il 5 di giugno di giudicare con serenità, persone e programmi. Le persone per la loro storia, i programmi per quelli che abbiamo presentato e che presenteremo ancora nel corso di questi giorni, e soprattutto le persone per le idee che portano avanti, per le idee che propugnano. Quindi vi invitiamo alla riflessione, alla serenità, a giudicare con serenità fuori da ogni tipo di schema che potrebbe condizionare la vostra scelta e il vostro voto. Io ringrazio naturalmente Nicola di aver accettato il mio Era invito. un Sei stato dovere, è veramente stato un piacere. gentilissimo, come tutti gli altri ospiti candidati a sindaco che stanno venendo in questa trasmissione. Domani sera noi chiuderemo questi appuntamenti perché poi si darà spazio ai comizi cittadini finali. Domani sera chiuderemo con l'altro candidato, dopodiché il nostro appuntamento domani sera lo ripeterò, sarà appunto con la città metropolitana, due appuntamenti importantissimi. Vi ringrazio ancora, ringrazio di vero cuore, ti ringrazio veramente Nicola come amico e come candidato Grazie a a te, grazie a sindaco voi, di Gato. grazie a Grazie a tutti voi. tutti quanti, buona serata veramente, domani sera.